Buonasera, siamo con Lidia Bastianic, la notissima chef di origine istriana, conduttrice televisiva negli Stati Uniti e autrice di numerosi libri di grande successo. La signora Lidia è venuta a trovarci in Friuli. Ecco, qual è il significato della sua visita, la riscoperta delle sue radici? Beh, è un ritorno a casa perché noi ormai siamo qui in Friuli più di 20 anni e dunque questo qui è la nostra casa in Italia, ci veniamo volentieri con i figli, con i nipoti e poi veniamo anche per dare questa energia, almeno io, questa energia un po' di quello che, della mia passione, già naturalmente il vino. Gestendo il vino e decidiamo anche insieme i gusti dei vini e poi naturalmente Orsone, questo piccolo gioiello diciamo di B&B che ha 6 stanze, è un bel ristorantino e nel ristorantino mi coinvolgo molto con Giovanna che è il nostro chef, è bravissima. Allora lei locale, io porto un po' di americanità, diciamo di America, come il hamburger e queste cose qui. Dunque facciamo un po' come faccio in America, porto la cucina italiana, qui cerco di portare un po' quello che è la nostra storia in America. Ecco, il Friuli, quali sono secondo lei le potenzialità della cucina e dell'enogastronomia friulana nel mondo? Beh, le potenzialità del Friuli ce ne sono molte. Iniziamo col vino, Il vino è numero uno, prettamente il I bianco, bianchi. adesso, ma anche i rossi, guarda che adesso vengono dei buonissimi rossi. E dunque sono conosciuti. In America il vino friulano, prettamente il bianco, è conosciuto e conosciuto bene. E dunque dopo di lì si va al prosciutto, si va alla polenta, si va al Montasio, i formaggi, dunque ci sono tanti. Poi c'è anche il stile di cucina, i gusti di cucina, l'erba selvatica, il primavera mi piace moltissimo qui la cucina, il sclopit. Sai che io pianto il sclopit in America, mi porto in Svezia per fare il Bello risotto col questo. sclopit. Qui, beh, però l'ho imparata qui, andare a raccogliere questa erba e io adoro, vado a raccogliere gli asparagi selvatici, tutte queste cose. Queste qui sono radici, insomma sono tradizioni friulane che poi in altro modo si porta in America. Dunque, la bellezza, la topografia, la bellezza del paesaggio qui, la bontà dei vini, del cibo, a Friuli c'è molto da offrire. Poi se fai un'espansione al Friuli Venezia Giulia, vai giù un po' vicino al mare, Trieste, è una zona bellissima.